Gianfranco Funari. Sono un pentito del centro-destra, deluso dal centro-sinistra, da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Gianfranco Funari, Roma, 21 marzo 1932, è stato un opinionista, conduttore televisivo e cabarettista italiano. Ha definito sul giornalario di Confu Italia, sia se celebre con uno stile comunicativo particolare, intenso, caratterizzato da un linguaggio molto diretto, caustico, spesso volgare. Trattava temi politici e da guardar, riuscendo a creare spesso polemiche e rappresentando il bersaglio di e gli attacchi da più parti. Schifero Boss, 20 settembre 1934, è stato un artista e pittore italiano. Nacque nella Libia italiana, dove il padre impiegato nel ministero della pubblica istruzione era stato trasferito. Pochi anni dopo tornò a Roma, si avvicinò all'arte seguendo il padre che lavorava al museo etrusco di Villa Giulia, ritenuto da molti esponente di spicco della pop art italiana. Parentesi. Sempre lo stesso Schifano preferiva non essere inquadrato in alcuna corrente artistica. Venne considerato eroe di Edimburgo. Ai pittori maledetti, Franco Angelini, la festa rappresentò uno spunto fondamentale dell'arte contemporanea italiana ed europea. Restano memorabili le sue esibizioni tra centinaia di appassionati con la creazione di pinti e di un'organizzazione realizzata con smalti acrilici. Roma 1969 è una scultrice e pittrice italiana. Biografia. Nasce a Roma, figlia d'arte, il padre è pittore e scultore, la madre è un artista della ceramica. Una piccola dimostra talento innato per la scultura. A 10 anni partecipa alla mostra internazionale per il 30° anniversario della NATO. Frequenta prima il liceo artistico statale di Treviso e poi l'Accademia di Belle Arti. Ah come hanno, ah come vanno, ah come hanno, sente come pette, sente come, ah come hanno, ah come hanno, sente come pette, cuore, rovare, girovare, guarda, girovare, e ci muovono il mixer, il mixaggio va via. Francesco, sta guida, il mixaggio, ma sto fuori, ma che il mixaggio, il